L'ennesimo dramma che stanno vivendo i lavoratori di Almaviva della commessa Alitalia. La nuova società Covisian, che era subentrata ad Almaviva, ha aperto le procedure di licenziamento e quindi ci sono i famosi 75 giorni e stiamo vivendo veramente un dramma. Ci sono 500 famiglie che non sappiamo che fine faranno e per la città di Palermo effettivamente è una situazione drammatica. Quindi noi oggi siamo qua a manifestare perché chiediamo l'intervento delle istituzioni, perché non possiamo vivere questa situazione. Quindi intervengano prima possibile perché abbiamo fatto di tutto per mantenere l'occupazione. Abbiamo fatto un accordo circa 6 mesi fa ed è stato disatteso. Quindi chiediamo il rispetto delle regole, chiediamo l'applicazione delle clausole sociali, chiediamo che queste persone non vengano abbandonate. Finalmente ieri, dopo il secondo giorno di sciopero, oggi siamo al terzo, ieri è arrivata la convocazione da parte del Ministero del Lavoro per il 20 aprile. Avremmo preferito una data più ravvicinata, perché quando ci hai le procedure di licenziamento aperte è chiaro che il tempo scorre e trovare una soluzione è incombente. Covisian sostiene di cedere le attività al 30, di smettere le attività al 30 aprile. Ci aspettiamo che questi giorni che ci separano dal tavolo ministeriale il governo metta tutta la sua capacità di mediazione e metta al tavolo tutte le persone responsabili a questa vertenza per evitare una tragedia sociale che riguarda complessivamente fra Covisian e Almaviva oltre 500 persone e che soprattutto porti a tavolo ITA, che è il committente, e capire quali sono le reali responsabilità, se sono quelle di ITA come committente o se sono di Covisian rispetto ai licenziamenti, che c'è qualcosa sicuramente di poco chiaro.